formazione classica, nel senso che ho studiato gli studi classici, latino, greco, queste cose qua un po' fuori dal discorso design artistico, eccetera. Ho studiato anche matematica all'università e poi a un certo punto ho deciso che il destino era legato al design e questo è accaduto perché mio padre, che ha un ufficio tecnico, lavorava con Malcucine e Centazzo, titolare di Malcucine, faceva avere mio padre per me delle riviste di design, modo in particolare. Io me le sfogliavo queste riviste mentre studiavo matematica. Mi sono innamorata del design, grazie proprio a questa rivista, anche agli articoli di Cristina Morozzi all'epoca. Poi da lì ho frequentato appunto la scuola di design di Padova, ho iniziato a lavorare con Gabriele Centazzo nel suo studio, che aveva appena aperto proprio in quell'anno. Come è iniziata la mia collaborazione con Cristalli, è nata proprio da questo contatto avvenuto tramite questo studio. Ed è stata la mia prima e vera opportunità. Inizialmente, non essendoci ancora un ufficio tecnico in Cristaglia, sviluppavo proprio anche i progetti dall'idea all'industrializzazione, con i limiti, insomma, perché ero abbastanza giovane. Ho iniziato a lavorare con Cristaglia che avevo 24 anni, giovane l'azienda, giovane il tecnico, designer, insomma, era tutto un po' difficile all'inizio ed è stata veramente la mia grande opportunità perché sì, i titolari, Ruggero Magrini, Gino Pezzutti, eccetera, hanno creduto, insomma, in me, mi hanno permesso poi di sviluppare Boom, che è un progetto veramente importante, forse più importante di quelli che ho realizzato, in termini anche di economia, di investimenti, eccetera. Poi da lì, grazie alla collaborazione con Cristalli, ho iniziato a credere sempre un po' di più nel fatto di poter fare questo lavoro, questo mestiere, e ho iniziato poi a lavorare anche con altre aziende. Ovviamente nel cuore c'è sempre Cristalli, perché abbiamo lavorato insieme per 8 anni, per cui fianco a fianco, diciamo, non solo per i vari prodotti, ma ero un po' più coinvolta nell'azienda. E ora mi occupo, oltre che di design, anche di art direction per piccole aziendine che magari non hanno questo supporto per conto loro, perché ritengo che la parte di comunicazione oggi sia fondamentale per le aziende, perché il prodotto da solo ormai non si racconta più, cioè troppo, e va raccontato bene. E ultimamente sto lavorando su settori anche piuttosto diversi, il bagno, il settore disabili, stufe, oggettistica, gel, insomma, è una cosa che diciamo mi diverte anche, insomma, oltre a fare figli, che per un certo periodo è stata un po' una parte importante, insomma, è stata, lo è tuttora, insomma, ecco. Così. Guardo te, che è Monica Graffeo, e mi occupo di design. No, ricomincio, aspetta un attimo. Allora, Monica Graffeo, cerco di farla designer, non mi piace, via!